Beatrice Corsi è l'ideatrice di Dadartè, un locale molto particolare a Sesto Fiorentino, di cui si sentiva la mancanza, che probabilmente in altre città italiane, ma non forse europee, sarebbe già diventato un caso. Però la serata di stasera, dove c'è questo aperitivo che si chiama Safety Happy Hour, che poi ci spiegherai perché, sta a dimostrare che c'è uno spazio interessante da coprire su questi locali. Allora, il nome appunto è dovuto al fatto che la serata di stasera è una serata un po' particolare, perché è proprio l'aperitivo contraccettivo. Uno dei, penso addirittura il primo in Toscana, viene fatto in Toscana, ed è fatto in collaborazione con Rosso Limone, che è un'associazione di donne per le donne, che trattano temi molto particolari quali il benessere e la sessualità femminile. In maniera però assolutamente non becera, purtroppo, come qualcuno pensa quando passa di qui e vede magari la locandina di Rosso Limone, ma in maniera molto professionale e preparata. La serata di stasera vorrebbe essere un modo per sensibilizzare in qualche modo i giovani e i meno giovani sul problema appunto delle malattie sessualmente trasmissibili, e quindi l'importanza di proteggersi nei rapporti sessuali. Il nostro centro vuole un po' essere diciamo luogo di incontro per i giovani, e quindi proponiamo questo tipo di attività, ovviamente davanti a un calice di vino o ad un cocktail magari si parla in maniera più informale del problema, che però è assolutamente serio e da non sottovalutare. Momenti successivi del Dadartè, c'è un ricco programma di iniziative, di corsi in questi mesi che ci portano all'autunno. Sì, per esempio giovedì prossimo faremo un altro aperitivo a tema, e il tema sarà la Belle Époque, e in particolare l'assenzio, la bevanda dell'assenzio, il perché è stato demonizzato nel corso degli anni della storia, perché appunto era legato ai poeti maledetti. Quindi faremo una degustazione, tra l'altro molto scenografica, perché utilizzeremo queste fontane di cristallo con cui si effettuano appunto le degustazioni, e verranno condotte queste degustazioni serata da due ragazzi molto particolari, dal look molto particolare fuori dalle righe, due veri e propri dandy. Quindi se volete venire a vedere chi era o chi è un dandy anche ai giorni d'oggi, venite insomma giovedì prossimo. In questa occasione si presenterà anche un corso, un seminario molto particolare sull'autostima, presentato da Walter Allievi, che è un formatore esperienziale molto, molto bravo, molto coinvolgente, che proporrà dei giochi da fare in gruppo e individualmente. Quindi è una cosa anche molto divertente, ma sicuramente che vuole scoprire dei tratti della personalità di ognuno di noi. E noi di Sesto TV cercheremo di collaborare con voi, perché ci sembrano iniziative molto interessanti. Grazie mille.